a tutti ragazzi, benvenuti nel canale Camperisti il Nonno, dove il nonno è il camper e non sono io. Ok, è arrivato questo pacco. Adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Bella. È arrivato finalmente DJI Mini 2. Scartiamolo con voi, vediamo come ha fatto il DJI Mini 2. Abbiamo delle elite di scorta, cacciavitino per cambiare le e il mitico drone. Stupendo, stupendo. La sua protezione. Il libretto delle istruzioni. E vari caricabatterie, il suo caricatore, le sue prese. Ok, perfetto. Qui abbiamo il joystick, ok, qui ci sono i due joystick per aprirla, per usarla, antiumidità. Ok, è così. Qui si ha la micro SD e il caricabatterie. Vado a vedere anche come si monta la batteria. Beh, questo è, si carica da sé. Fare le foto. Acceso, normale. Cine, normale e sport, ha proprio cine, normale e sport. Sport è sensibilissimo e scatta come chissà che cosa. Questo è il tasto di ritorno, un po' sì, un po' come tutti gli altri droni, con delle qualità superiori, successive, superiori. Bella, intanto me lo studio un attimo e bene, a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Camperisti il Nonno, dove il nonno è il camper e non sono io. Allora, questo pacchetto qui, dovreste vederlo bene, dal Campisport Magenta, e non pensavo neanche che fosse di quella casa, insomma. E ho ordinato questo.
macchina del caffè che metterò sul camper, perché ha una potenza di, vediamo se ve lo posso far vedere scritto qui, se ve lo posso vedere scritto qui ve lo faccio vedere, se no guardiamo sotto, perché ho le stesse, praticamente queste qui sono le stesse cialde che uso questa macchinetta qui che ho in casa, solo che quella in casa che avete visto un video, ve lo lascio in descrizione eventualmente, dove faccio il caffè, ma assorbe tanta corrente dalla batteria, quindi questa qua consuma 850 watt rispetto a quella là, è la metà praticamente, l'altra ne consuma quasi 1500, quindi andiamo a provarla. Tanta roba, è già bene. Ok, caffettiera sì. La caffettiera sì, la macchina del caffè si presenta così. Qui ci va l'acqua. Questo qui credo che sia questo qua, ok. Ah, qui vanno le cialde dentro lì, ma pensate, non me l'aspettavo così. Bella lì, vediamo un po' se si può provare. Però io volevo lavarla prima, quindi devo andare in casa per forza perché non ho ancora riempito il gabone. A dopo. Ma come sentite non fa più rumore l'inverter, perché sta assorbendo comunque molto meno. Ho qua i bicchierini. Il primo caffè sicuramente lo butto via perché comunque non va bene. Non so quanto tempo, comunque è 850 watt, vedete qua, è pronta. Adesso l'inverter, vedete? Beh, questo lo butto perché è il primo caffè. Adesso vediamo, ne facciamo un altro, ne facciamo un altro e ce lo beviamo. Facciamo corto. Comunque l'inverter adesso non sta più, perché si è riaccesa, ok, però non va in sofferenza. Perfetto, il mio caffè è fatto. Se vi è piaciuto il video, like e caffettiera, vi lascio il link in descrizione. Bella, iscriviti, è gratis. Attiva la campanellina per essere sempre aggiornato su ogni video che...